Ciao ragazzi, volevo augurarvi una buona domenica direttamente dal cesso, visto che mi capita a volte di fare video dal cesso. Questo è un video speciale perché comunque ragazzi, non dimenticatevi mai di essere voi stessi. In questo momento sono le 2:20 di notte, quindi non sono proprio pieno delle mie attività cognitive. Sembro ubriaco, fumato, non ho fatto niente, cioè sono solo stanco. Niente. Domani, cioè in realtà oggi stesso, che è domenica appunto, ultimo giorno di riposo, però vi dirò la verità, il pensiero di lunedì, tornare al lavoro, va benissimo. Proprio a pensare alle attività lavorative, mi fa fatica andarci. Perché comunque è una rottura di coglioni svegliarsi la mattina presto. Anche se non mi sveglio prestissimo, mi sveglio alle 7. Però comunque, vabbè, due palle lo stesso. E andare a prendere il treno, farsi quei 5 minuti di treno e 20 minuti a piedi quando arrivo, sperando a Dio che non piova, ti prego. Perché se piove mi rovina tutto l'andazzo, te stai lì a rompere il cazzo. Perché se non piove, io 20 minuti di camminata la mattina me ne faccio più che volentieri poco. Perché camminare la mattina mi sveglia. Penso sia una cosa abbastanza normale, però ti metti un pochino in moto, capito? Ma poi è rilassante perché io dalla prossima settimana cercherò di, cioè vedo un pochino come comportarmi perché al momento per andare al lavoro, cioè allo stage, prendo il treno che parte da Sesto alle 8:17. Io devo essere in azienda alle 9, cioè il mio orario di entrata è alle 9. Prendendo il treno che prendo alle 8:17, arrivo a Rifredi alle 8:20 circa, no, 25. E da lì mi ci vogliono circa 20 minuti per arrivare a te, no, per arrivare all'azienda. Se vi fate i vostri calcoli, calcolate che io arrivo circa un quarto d'ora in anticipo rispetto all'orario in cui dovrei essere lì. In quel quarto d'ora mi rompo i coglioni. Cioè, nel senso, se io vado direttamente lì mi rompo le palle. Se giro un pochino. Tipo qualche giorno fa mi sono fermato in un parco, mi sono messo a sedere su una panchina e aspettavo 5 minuti. Sono entrato comunque in anticipo, però di 10 minuti, 5 minuti invece che un quarto d'ora. Però, insomma, se è possibile prendere il treno dopo che parte alle 8:30 e arrivare comunque in orario, ben venga. Perciò domani è lunedì, proverò, cioè prenderò comunque il treno classico, penso. Il solito treno arriverà in anticipo. Però magari il giorno dopo proverò a prendere quello delle 8:30 e vedere cosa succede. Tanto se per un giorno arrivo un pochino in ritardo, perché tanto più di 5 minuti di ritardo non li faccio se piglio il treno alle 8:30, perché proprio, a meno che non sia in ritardo il treno, però lì vabbè, non dipende da me. A meno che non sia in ritardo il treno, io se piglio il treno delle 8:30 non posso arrivare tanto in ritardo. Cioè, è impossibile, perché ci mette 5 minuti ad arrivare alla stazione. Ho 25 minuti per arrivare all'azienda. Quindi secondo me arriverò in anticipo, anche così. E sarà un test, perché nel caso arriverò, cioè prenderò sempre quel treno, così posso fare ancora più con calma la mattina, nonostante ciò così io abbia praticamente un'ora per prepararmi. Magari mi sveglio un pochino più tardi, quel quarto d'ora dopo, che può far comodo, insomma. E niente, voi come ve la passate? Vi ho raccontato i miei pensieri di questo fine settimana che sta finendo, però appunto sono tranquillo, poi sono contento perché mi sembra lunedì, mi sembra che domenica sia già passata. Perché ero abituato andando a scuola anche il sabato, che il giorno, l'unico giorno in cui non andavo a scuola era domenica.
Quindi se rimango tutto il giorno a casa per me è domenica. Invece domani c'è un altro giorno che probabilmente mi prenderò per il riposo, perché oggi non mi sono riposato. Sono andato in giro, perché sono andato a pranzo fuori, camminando, si è camminato un po'. E sono tornato pomeriggio tardi, ho cenato e dopo cena sono andato dal mio amico Fabio insieme a tante altre gente e adesso da pochissimo sono tornato. Quindi insomma è stata una giornata comunque piena di emozioni. Invece domani è domenica, mi voglio riposare, non c'ho un cazzo da fare, sto a casa. Cioè, andrò a pranzo da mia nonna, ma tanto sti cazzi, cioè va bene, andrò a pranzo lì e poi torno a casa e mi riposo. Tra l'altro ho comprato PC Building Simulator 2 e è molto bello, molto figo. Ve lo consiglio, costa 25 euro. Però ne vale la pena. Se non fosse che il primo l'ho preso gratis perché lo davano gratis sull'Epic Game Store, forse non l'avrei comprato il secondo. Però considerando che è come se con quei 25 euro che si è comprato sia il primo che il secondo, figo. E niente. Quindi ci vediamo domani. Ah, già. Devo fare un video per lunedì, cioè per domani, perché c'è il video degli album lunedì. Mi sa che devo fare il sogno eretico. Vabbè, comunque niente, ci vediamo domani. Buonanotte, vabbè, buonanotte perché vado a